Allora, vi faccio vedere la macchina finita con le lampade. Quindi, questa è la situazione. Due lampade, nell'altro video ho spiegato perché utilizzo due lampade. Ovviamente il cofano si può girare. Quindi questa è la situazione. Vedete, negli altri video la partenza. Questa è Grandine di Torino che ha fatto, per intenderci, questi danni. Quindi base di partenza simile. In questo caso ho rotto anche il vetro. Cioè non è stata una grandinata leggera a Torino. Faccio vedere qua con la lampada. Allora, quindi questa è la situazione, vi faccio vedere il tetto. Quindi queste sono le grandinate, quindi questa è la grandinata, per intenderci, di Torino. Allora, macchina finita. Qui vedete con le linee delle finestre se ci sono punti alti e punti bassi. La macchina è in piano. Anche i montanti sono in piano, cioè vedete le linee curve, più che in piano riprendono la curvatura originale, fiancate anche. Altro lato, in genere si danneggia più un lato che l'altro. Guardate le fiancate. Guardate anche le linee sui montanti. Sì, qui adesso. Guardate le linee della finestra. Adesso, per completezza, vi metto una lampada e vi faccio vedere la situazione. Ovviamente la lampada amplifica tutto quello che è la lavorazione, quelli che sono i difetti eventualmente di lavorazione. Però, per correttezza, quindi vediamo. Allora, la lampada vibra perché c'è un dimmer. E quindi il dimmer, se non è alla massima potenza, col telefono in base ai refresh dà questa visualizzazione. Quindi questa è la visualizzazione con la lampada. Non ci sono punti alti, non ci sono bassini. Quindi, se con la lampada non si vede nulla, a maggior ragione alla luce del sole non si vedrà nulla. Questa è una macchina che andrebbe carteggiata con la 3000 e lucidata. Se ne occuperà in questo caso il carrozziere, cioè sono lavorazioni. Questa è una lavorazione che ha richiesto tanto tempo, quindi in caso di carteggiatura se ne occupa. Se vuole farlo, la farà il carrozziere. Qui c'è una piccola imperfezione, la vedete? La vedete? Adesso andrò a eliminarla. Comunque, questa è la situazione della vettura. Se vi interessano riparazioni anche gravi, quindi grandinata tipo quella che ha fatto a Torino, contattatemi. Se vi interessano i corsi, mi sto organizzando per i corsi online. Chiamate per sapere come si svolgeranno. Quindi corsi di gruppo online. Ok, ditemi cosa vi sembra di questa lavorazione. Spoilerino anche spianato togliendo il terzo stop. Questa è la situazione.
Ripeto, c'è una piccola imperfezione che adesso vado a correggere. Quindi le lampade andrebbero viste in perizia, le lampade, le macchine andrebbero viste in perizia con le lampade e a lavoro ultimato anche con le lampade. Ripeto, è una lavorazione che ha richiesto tanto, 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 tanto tempo. In questo caso ho dedicato delle mezze giornate, però va bene, sono lavorazioni che vanno fatte. Quindi qua il parafango, mi chiedete da dove si entra per riparare i parafanghi, in questo caso si entra di qua. Faccio vedere con le leve come si riparano i parafanghi. Allora, si utilizza dell'Adencraft questa leva nera. Questa leva nera. Se riesco al termine di ogni video vi faccio vedere anche una riparazione, cioè vi do dei dettagli su come si eseguono le riparazioni. Quindi si entra di qua con la leva, si fa torsione e si ripara praticamente tutto il parafango. Non si riuscisse a riparare il parafango in questo modo, qua ci sono delle traverse. Si toglie il faro e si ripara, se no si passa qua sotto, si toglie il locaro, si passa qua praticamente togliendo il locaro. Qua non è stato smontato nulla, quindi con le leve ho lavorato da questo punto. E dove non si riusciva a ventose. Vi faccio vedere quanta colla è stata utilizzata per questa macchina. Perché è vero, il levabolli guadagna, però il levabolli fatica anche. Quindi queste sono le ventose, questa è tutta la colla, questa è una colla fatta in Brasile, ha delle resine particolari. In Brasile possono produrla, qua in Europa, da quello che mi hanno detto, ci sono delle difficoltà a utilizzare le stesse resine in fase di produzione. Allora, questa è tutta la colla, tenete conto che l'estrattore pesa 1,7 kg di suo, e poi c'è il colpo che dà quando praticamente si tira la ventosa. Queste sono ventose rotte, 3,50 euro di ventosa, altre 3,50 euro di ventosa, quindi colla, che comunque ha un'altra ventosa piccola della Kekotabs, altre 3,50 euro di ventosa, quindi sono più di 10 euro solo di materiale da riacquistare. E questa è tutta la colla. Tutta la colla che è stata utilizzata per questa macchina. Quindi ogni tondino è un tiro di questo estrattore a battitoio. Questo è stato anche usato, quello a pinza, ma di meno. Quindi tanta fatica a utilizzare tutto il giorno per i montanti questo estrattore manuale, cercando di sfumare il meno possibile. Martelli per sfumare, cosa si usa? Allora, si usano, se li trovo, si usano questi qua per sfumare i montanti. Tenete conto che quattro punte spedita dall'America, quindi quello e l'altro martello, ve lo trovo, è questo qua. Queste quattro punte spedite dall'America, quindi sdoganate con i dazi e tutto, queste quattro punte costano 250 euro. Ripeto, servono per sfumare i montanti per fare un lavoro di precisione. Poi, se uno vuole, lavora anche utilizzando un solo martello, può essere ad esempio questo qui. Però questo martello ha un difetto, cioè il metallo su metallo, se la vernice è stata data dopo aver stuccato, può rompere lo stucco quando si usano le ventose e poi viene via la vernice. Quindi su macchine originali si può usare, su macchine riverniciate non conviene usare questo martello. Io utilizzo questo qui, che è un martello che ho fatto io. Quindi sono tutti martelli prodotti da me in base alle mie esigenze. Fortunatamente questi col manico in carbonio, vabbè, anche in questo caso due tipi di manici, due tipi di battuta.
più morbido con questa trama di carbonio, martello con colpi più duri, più secchi con quest'altra trama. Ovviamente martelli facendoli io posso averne con varie punte, altrimenti martelli del genere costano intorno ai 100 euro. Avere una ventina di martelli comunque di questo tipo è già un costo. Ci vediamo nei prossimi video se vi interessano corsi o riparazioni, contattatemi.